fatta a Pallivorno la mostra fotografica Acqua, sette grandi opere per la Toscana, allestita dalla Fondazione Marangoni di Firenze in occasione del decennale dell'Autorità Idrica Toscana. La mostra, ad ingresso gratuito, è ospitata nelle sale della Biblioteca Comunale dei Bottini dell'Olio, in piazza del Luogo Pio. Nella mostra che abbiamo allestito alla Biblioteca Comunale dei Bottini dell'Olio a Livorno si possono ammirare 44 fotografie realizzate da tre autori importanti con l'assistenza della Fondazione Studio Marangoni per documentare gli interventi e le opere che sono state realizzate in questi ultimi 10 anni nel servizio idrico integrato. Quindi sono importanti depuratori, collettori fognari, opere che garantiscono l'approvvigionamento idrico per esempio delle isole e che danno il senso dello sforzo che è stato realizzato in questi ultimi anni per rafforzare le infrastrutture idriche del nostro territorio. Quanto si sta investendo appunto nelle infrastrutture idriche? Ormai ogni anno investiamo circa 300 milioni di euro in tutte le 7 aziende che gestiscono i servizi idrici della Toscana. Questa è una cifra veramente molto elevata, forse la più elevata d'Italia, soprattutto se si fa un raffronto con gli abitanti. E il nostro valore ormai è oltre i 100 euro ad abitante all'anno e questo dà il senso dello sforzo che la Toscana sta facendo per dotarsi di infrastrutture moderne per il servizio idrico integrato.